vi ho fatto vedere tantissime volte questi cosi tagliati al laser, ma non abbiamo mai visto il laser per tagliarli. Grazie alla Franci, che molti di voi conoscono, oggi ho qua il suo laser, c'ho anche lei, ma lì dietro non ci stiamo, quindi non si può vedere, e vedremo un po' come funziona, visto che è anche una cosa super curiosa, super utile. Questo che vedete è un Ortur Laser Master 3, ha un laser da 10 watt, che è una bella potenza. Questi sono i prodotti che vedremo in questo video. Il laser vero e proprio è questo, Ortur Laser Master 3. È uno di quelli più gettonati in questo periodo. Ha un laser da ben 10 watt, è una buona potenza, fidatevi, se anche se non siete esperti, capite che 10 watt è tantissimo, cioè, diciamo che quelli più piccoli sono 3 watt e mezzo, questo qua è 10, riesce a tagliare degli spessori abbastanza alti di legno, perché più il laser è potente e più si può far andare veloce la macchina, perché comunque il laser taglia lo stesso avendo potenza. È una delle marche più conosciute, infatti se dovreste avere bisogno in futuro di pezzi di ricambio trovate tutto. Vi consiglio poi anche, se siete interessati, di comprare questa base, la piattaforma da mettere sotto. Serve soprattutto per proteggere il tavolo che avete sotto, e perché avendo quelle alette tiene il materiale alzato e quindi sotto passa un po' d'aria, e serve proprio per il processo di bruciatura. Questo è un accessorio must have, dovete averlo per forza, perché sennò i vari fumi della bruciatura del legno, o se tagliate della plastica o qualcosa, vi intossicano i polmoni e gli occhi. Non vi serve neanche usare gli occhiali se usate questa copertura, e ha una ventola che aspira tutti i fumi e ve li butta tramite il tubo fuori dalla finestra. Questo è il laser da vicino. Abbiamo qua la ventolina, perché quando comunque il laser brucia c'è il problema dei fumi. Questa soffia in modo da mandare via il fumo, anche perché sennò il fumo, se resta lì dove il laser brucia, crea degli aloni sul legno. Caro amico, se anche tu fai parte di quella grande percentuale che guarda i miei video ma non è iscritto, ti chiedo un piacere, iscriviti al mio canale, è gratis, non ti costa niente, e a me fa piacere vedere un iscritto in più. Questo affarino di plastica arancione serve per bloccare un po' la luce del laser, perché comunque agli occhi non fa bene. Bisognerebbe mettere anche gli occhiali se si sta lì a guardare. Noi ormai sappiamo come funziona, non stiamo lì a fissarlo, quindi non li usiamo. Quando il laser parte è meglio sempre guardare dall'altra parte. Qua abbiamo il tasto d'accensione che va tenuto un attimino premuto per accenderlo. Chiave di sicurezza, se avete dei bambini almeno togliete la chiave, nessuno lo tocca. E il tasto d'emergenza, che in caso c'è qualcosa che non va, si preme e si spegne tutto completamente in un istante. Come misura di sicurezza, comunque, nel laser anche un sensore di fiamma. Se dovesse incendiarsi qualcosa, si spegne in automatico, insomma, non sta lì a incendiarci la casa. Questo tubicino che vedete in più serve per collegare una pompa, perché oltre al flusso della sua ventolina gli si può aggiungere una pompa aggiuntiva per aiutare in caso anche eventualmente se viene usato a potenze elevate e crea molto più fumo, e se magari si usa del legno più resinoso che fa più fumi è sempre meglio comunque scacciarli dalla superficie, proprio perché l'incisione, se no, a parte che il fumo farebbe ombra al laser, un po' lo fermerebbe, e in più il fumo depositerebbe sul legno, sulla superficie che andiamo a tagliare, i residui, e si vedrebbero delle sbavature. Per capire un po' cosa può fare, per darvi un'idea, da una lastra di compensato così, ad esempio, si possono tirare fuori degli oggettini come questi qua. Guardate quanto è preciso il laser. Noterete che questo affarino qua è piccolissimo, è 2,5 cm, eppure sia le scritte e il taglio, cioè tutto perfetto. Vedete quanto è preciso un laser nel tagliare, è proprio piccolo, ma guardate la precisione del taglio, una cosa spettacolare. Oltre che tagliare, se il laser viene usato a una potenza più bassa, può disegnare, può incidere il legno facendo dei disegni. Possono proprio stampare le foto su, in questo caso, legno, ma anche su sughero e su pelle. Visto che sarete curiosi, prima di spiegarvi ancora alcune cose specifiche del laser, ve lo faccio vedere subito in azione.
Guardate un po' qua. Perfetto. Ed eccolo qua. Proviamo ora a tagliare il foglio EVA, che è una specie di spugnetta. Guardate la precisione. Se vado a sovrapporli, sono perfetti. Ci sono vari software da usare con questi tipi di laser. Quello più gettonato è Lightburn, che è quello che vedete adesso in questo momento. Tra le caratteristiche principali è quella di avere dei layer, dei vari strati. Ogni layer può essere impostato su tempistiche diverse del percorso del laser e anche potenza e numero di passate. Quindi vuol dire che una volta che abbiamo il programma può in una volta fare tutti i passaggi. Voi adesso avete visto che abbiamo tagliato questo affarino qua piccolissimo, ma quando si comincia a tagliare cose più grosse e più spesse sorge un problema, ovvero il problema dei fumi, perché comunque la combustione del legno, della plastica, genera fumi, odori che nell'ambiente insomma non è che fanno troppo bene, più che nell'ambiente nei nostri polmoni. A questo problema però c'è una soluzione molto pratica, che è proprio qua dentro. Vediamo subito cosa c'è nella scatola. Foglio illustrativo con schemino di montaggio, bacchette e aggeggini per unire le bacchette, non so come si possono chiamare, il tubo flessibile col suo aggancio, che poi questo si allungherà, avete presente quello dei condizionatori portatili, una roba del genere. Abbiamo tre tipi di giunti, questi per gli angoli a 90 gradi, quattro di questi che sono per la parte davanti perché è inclinata, e questi per le parti dritte. Primo passaggio, uniamo tutti questi così. Questi qua dentro hanno un anellino in modo che il perno quando entra si ferma già alla stessa metà, alla distanza giusta, in modo che non dobbiamo stare lì a centrarli. Seguendo lo schema vado a montare tutti gli altri pezzettini. Come vedete, con questo box si risolve totalmente il problema dei fumi, perché vi assicuro che farlo al chiuso, specialmente magari d'inverno con le finestre chiuse, è impossibile. Tutti i fumi, cioè da proprio fastidio. Il montaggio è estremamente semplice, la struttura è bella pesante, proprio robusta, anche la tela è bellissima, è solida, e la parte trasparente è già protettiva, è di una plastica protettiva, parlo dei raggi del laser, quindi si può guardare ad occhio nudo cosa sta facendo il laser. Se si ha il laser bisogna per forza avere anche questa copertura. Come vedete la ventola funziona benissimo, riesce a soffiare fuori tutti i fumi. Il tubo basta metterlo appoggiato alla finestra, anche se non avete il buco del vetro, la tenete leggermente aperta e avete risolto il problema totalmente.